Ciao a tutti, oggi vi voglio mostrare come al solito tutti i prodotti che ho finito nel mese di dicembre. Il primo prodotto che vi mostro è un prodotto make up, forse l'unico che ho finito sì in questo mese. E diciamo che questo l'ho usato più come un illuminante sotto le occhiaie più che correttore, perché questo ha proprio, diciamo, la funzione di illuminare. Diciamo che non me lo vedete spesso nei video questo qui, perché comunque per questo motivo qua spesso l'ho usato anche mia figlia, quindi abbiamo finito insieme. Però come giudizio, insomma, è positivo, però allo stesso tempo, insomma, non è un prodotto che io ricomprerei, cioè, come indispensabile, ecco. Però siccome ha questa punta così sottile, a volte per le correzioni di precisione è molto utile. Il prodotto che vi mostro è questo qui, Sunsilk Co-Creator Scintille di Luce Effetto Seta. Questo è uno shampoo che si presenta, diciamo, con questo packaging rosa abbastanza attraente, insomma, perché porta tutte queste scintille di luce, anche, insomma, fa molto effetto Barbie, molto carino, insomma. Ma non è solo carino, ma anche la sua funzionalità. Infatti all'interno ha uno shampoo olografico bianco con effetti olografici. Questo proprio permette al capello di essere più lucente. Questo è un prodotto che ricomprerò sicuramente, perché è un ottimo prodotto. Altro prodotto che vi mostro è questo, però in realtà non è questo, cioè vi spiego meglio. Allora, questa è la boccetta di Adorno. Questa ce l'ho da anni, ma perché mi piace come il packaging fuori. Però il prodotto Adorn Supreme Air non mi è piaciuto tantissimo, nel senso che questo è un protettore termico per il capello. Non l'ho trovato ottimo per il mio capello, anzi si increspava ancora di più, mi bruciava il capello quando usavo la piastra. No, sinceramente non lo ricomprerò. Però mi è rimasta la boccetta, che è molto carina, insomma, in stile anni 50, è molto carina, questa è la verità. Però siccome io amo molto riciclare le cose, soprattutto quando sono così carine, io in questa boccetta ci ho messo la camomilla Schultz. La camomilla Schultz invece è un ottimo prodotto. Ogni volta che ho desiderio di schiarire leggermente il capello, siccome adesso ce l'ho anche tendente al biondo, mi ha aiutato molto nel periodo estivo quando sono stata al mare, e soprattutto in questo periodo che ho fatto un ombre maggiore sui miei capelli, cioè sono andata a spostarmi un po' più in alto. Questo mi ha aiutato tantissimo a schiarire il capello, tiene vivo il colore del capello senza intaccarne troppo, insomma, la struttura. È un po', diciamo, un prodotto che secca il capello, perché sempre una piccolissima percentuale di decolorante sempre c'è, anche essendo un prodotto naturale. La camomilla Schultz, ripeto, è un prodotto comunque valido. Il prodotto Sunsilk che mi è piaciuto molto, sia per la profumazione sia per l'efficacia che ha sul capello, è questo qui, ricarica naturale cocco e aloe vera. Effettivamente non appesantisce il capello, sembra quasi acquoso quando, insomma, lavate il capello, però dà un effetto proprio di
morbidezza sul capello che ristruttura anche il capello, insomma, ed è molto interessante come prodotto perché, come potete vedere, ci sono zero siliconi e zero coloranti e credo che su 100 persone un 50 cerca queste cose, un altro 50 cerca prodotti con siliconi, perché ogni capello poi si adatta allo shampoo o ai prodotti che uno usa. E questo qua ve lo consiglio se cercate qualcosa di naturale. Passiamo a quest'altro Sunsilk, sempre Co-Creator, e questo è con cheratina, bye bye crespo. E questa è stata la scoperta della vita per me, cioè secondo me lo ricomprerò tantissime altre volte perché questo tipo di shampoo qua mi ha dato un effetto sul capello unico, cioè è veramente un prodotto assurdo, quando lo usate non avete neanche bisogno di balsamo, e anche se io comunque cioè, ci metto sempre il balsamo quando faccio lo shampoo perché, ripeto, sono di natura riccia, ho un riccio che va nel mosso e quindi si increspa facilmente il mio capello. Questo è stata una scoperta per me, ve lo consiglio tantissimo perché è un prodotto unico nel suo genere. Qui Sunsilk veramente mi ha stupita e veramente ve lo consiglio. Questo è l'ultimo prodotto per capelli che vi mostro, ormai chi mi segue sa che io amo questo prodotto, soprattutto questa colorazione 522 biondo chiaro argento, e insomma ve l'ho voluto mostrare questo anche perché, a parte che è un ottimo prodotto e schiarisce il capello anche se l'avete così scuro, vedete è proprio reale la figura. Veramente vi schiarisce il capello così tanto senza decolorazione. Io questo lo amo alla follia e ne vorrei una scorta immensa. A parte la qualità, cioè di testa nera, è proprio bellissimo sia nella profumazione sia il balsamo che c'è all'interno. Io spero di trovarlo sempre perché è un prodotto unico e come unica la ragazza che me l'ha consigliato in un video, cioè l'ha consigliato a tutte, scusate, ma questa ragazza si chiama Carmen e il suo nickname è Mariuccia Miao Miao e la saluto, gli do un bacione enorme perché è bella, simpatica, favolosa, una ragazza molto brillante e precisa perché adocchia veramente prodotti particolari, insomma, e sono contenta che anche lei si è iscritta al mio canale. Gli mando un bacione, ciao. Questo è un prodotto per la body care che vi mostro, ve l'ho mostrato anche altre volte, ne ho finito appunto un altro perché mi piace da impazzire, ed è il Breeze Perfect Beauty 48 ore, zero alcol, antimacchia, una profumazione pazzesca, bellissimo, cioè unico. Non so che dirvi, insomma, se amate questo genere di deodorante, roll on vi consiglio molto questo, però anche se amate gli spray o amate quelli con il talco, cioè, vi consiglio sempre la Breeze perché è un marchio che è una garanzia sinceramente per me. Ultimo prodotto che ho finito, sempre body care, è questo, il Venus Intimo Lenitivo. Costa una cavolata, però è un ottimo prodotto, ve lo consiglio perché effettivamente è molto lenitivo, attenua le irritazioni, la secchezza, è un prodotto veramente valido. Cioè Venus comunque non si smentisce e ve lo consiglio se cercate qualcosa di delicato e lenitivo. Questa è alla camomilla, se vi piace come profumazione. Niente, io ho finito il video. Vi mando un grosso bacio, a presto. Give it to me like...